Nel turno infrasettimanale di Serie C, bilancio in chiaroscuro per le marchigiane con due sconfitte e una vittoria. Vince la Vispesaro contro la Lucchese per 2-1 con i biancorossi che al Benelli conquistano tre punti pesanti grazie alle reti di Ferrini e Acquadro e si rilanciano in chiave play-off. Brutta sconfitta invece per l'Ancona Matelica che cade in casa pesantemente contro il Cesena. Gli uomini di Colavitto non riescono a tenere testa ai romagnoli che passano grazie alle reti di Ciofi nel primo tempo e quelle di Candela e Pierini nella ripresa. Il mister biancorosso non fa drammi ma è rammaricato per l'atteggiamento dei suoi giocatori in alcuni frangenti della gara. Esempio del primo gol. Che cosa è successo? Che un nostro giocatore era a terra nella metà campo della squadra del Cesena. Allora io vi faccio una domanda. A parti invertite, cosa avrebbero fatto i giocatori del Cesena? Cosa avrebbero fatto? Avrebbero chiesto ai giocatori dell'Ancona Matelica di buttare la palla fuori. Non ho visto un mio giocatore fare ciò. Quindi possiamo parlare di tutto. Ok, oggi il Cesena ha meritato, si prendono i tre punti, noi ci lecchiamo le ferite, da domani ci si rimette a lavorare. Perde anche la fermata sul campo del Siena, nonostante la buona prestazione fornita dai gialloblu, che però subiscono l'iniziativa dei padroni di casa, che passano dopo appena due minuti con Terigi e poi raddoppiano nella ripresa con Cardoselli. Canarini, che per il momento si mantengono fuori dalle sabbie mobili dei playout, grazie anche ai risultati delle dirette concorrenti, ma con la consapevolezza di dover tornare a far punti prima possibile. Il tecnico della Fermana, Gianluca Riolfo, espulso per proteste dall'arbitro, ha poco da recriminare ai suoi uomini. Nel senso che la squadra ha fatto una prestazione tecnica, organizzata, fisica, ha fatto tutto quello che doveva fare per cercare di fare dei punti. Poi facciamo un errore grosso sul primo gol, primi due minuti, due sotto, con una squadra esperta e di qualità come Siena, non è semplice, però abbiamo reagito con impatto, con veemenza, mettendo subito pressione contro Siena, creando tante situazioni da cross e da palla negativa. Secondo tempo ripartiamo col piglio giusto e siamo ricascati in una situazione di palla negativa. Dispiace, però dobbiamo essere consapevoli di quello che siamo e di quello che vogliamo fare. Oggi abbiamo fatto tutto quello che serve per far punti.